Presentiamo oggi la seconda tappa di questo percorso di mostre minime organizzate dal Tesoro di San Gennaro. La prima era nata da un'occasione particolare, cioè lo svuotamento di un paio di sale del museo per mandare gli oggetti a una mostra che si è fatta in Germania e quindi la possibilità di avere tanto spazio a disposizione per poter esporre cose veramente mai viste. Questa seconda tappa invece è nata da una circostanza diversa, cioè il crollo di una delle cimase che sostengono i dipinti sul rame di Luca Giordano e quindi la necessità da parte della Deputazione di provvedere al restauro dei dipinti sul rame, così come aveva provveduto al restauro di tutte le opere esposte alla prima tappa delle mostre minime. Mentre per il primo caso eravamo certi di trovare materiale inedito, cose nuove, qui pensavamo invece, essendo stato uno spazio studiatissimo da persone molto importanti, pensavamo che non sarebbe uscito niente di nuovo. Invece, smontati i rami, abbiamo visto che le dimensioni dei rami sono diverse tra loro, così come le dimensioni degli armadi sono diverse tra loro, perché Dionisio Lazzari si è dovuto confrontare nel costruire questa sacrestia, ricavando nello spazio dal cortile della Deputazione con le pareti laterali della Cappella del Tesoro e quindi con degli elementi strutturali persistenti che hanno condizionato le dimensioni delle campate, la profondità degli armadi. Fatto nuovo, non si vedeva questa differenza di dimensioni mascherata dalla visione di scorcio. Altro elemento nuovo è stato quello della visione del retro della Madonna della Purità, il dipinto sul rame qui alle mie spalle, che presenta elementi di una precedente crocifissione. Non sappiamo se di una base per una crocifissione dipinta oppure se di una crocifissione dipinta per intero e poi ritagliata, sagomata, per poter fare poi da supporto al dipinto di Luca Giordano.